Se ne ha bisogno anche di supporto, su quale
per essere dilungato, non è assolutamente comizio, non ha detto, è soltanto la percezione, io non lo farò sul sabato come che faccio adesso. Grazie. Già politica inizialmente sul presidio, sulla cosa, quante cose sono state fatte per la multidivisione, solo mette in discussione. Il sindaco precedentemente domenica sera è stato omaggiato dal parco per il suo operato e ognuno di noi ha detto che soprattutto quella è la parola di tutte le amministrazioni, quello che dice il nostro sindaco, che ogni amministrazione di nuovo non sbaglia. Quindi non mettiamo, iniziamo a picciarci, come si dice, cerchiamo di collaborare se volete collaborare, se no questo non è un problema. Sì, però gentilmente ogni cosa che deve essere detto Antonio deve essere portata al Consiglio Comunale come punto, come ordine del giorno. Non è che si deve dire una cosa, non deve essere detto. Scusate, allora non è che dobbiamo portare. Sì, ma già questa è collaborazione, parlare, sì. Parlare no. Non è. Collaborazione, se uno ci fa una cosa, stiamo parlando, si parla, poi dice no, non dovete parlare perché siamo in democrazia, siamo in democrazia, parliamo, non ti può essere una mitura, ma non te lo dico, ma non si può fare, non si può fare, bene, stiamo facendo questo, dottoressa al microfono, vicino a... Sì, allora, soldati favorevoli, la struttura della consigliera della Costituzione, favorevoli, contrari, astenuti, non c'è. E anche le altre attività. Sì. Sedersi a favore del presidente.
vedere secondaria, messa in sicurezza dei sentieri ambientali, la geolocalizzazione di
poco conosciuti che vanno inseriti nella rete del CAI. Poi la programmazione e la progettazione della rete ciclopedonale e potenziamento del trasporto pubblico. Per quanto riguarda lo sviluppo locale, bisogna sviluppare potenzialità paesaggistiche, agricole e culturali per aumentare il benessere economico di tutta la comunità, in particolare relativamente al turismo, alla redazione del piano di sviluppo territoriale, la creazione e promozione di un brand che sia legato alla nostra comunità Piemonte, potenziamento dell'offerta turistica e politiche incentivanti la permanenza media del turista a Piemonte. La promozione della sentieristica e dei luoghi di interesse, la saggistica storico-culturale, l'organizzazione di un festival sulle tradizioni culturali e popolari di Piemonte. Per quanto riguarda il commercio artigianato, il ripristinare le istruzioni di categoria e potenziare tutti i supporti possibili per consentire che si sviluppino, incrementare le attività dello sportello nel supporto alle attività economiche e lo sviluppo economico delle attività commerciali. Attività volte a sviluppare il mondo dell'agricoltura e anche attraverso lo sviluppo e il ripristino del mercato a chilometro zero. E ancora il benessere del cittadino attraverso il potenziamento delle strutture museali, museo territoriali, comunitari, in primis. Varie opportunità delle politiche sociali legate al sostegno alla famiglia, al sostegno agli anziani, al sostegno alle disabilità e così via, le politiche giovanili con il supporto e potenziamento del forum dei giovani, potenziamento al portale del forum, luoghi di aggregazione sociale, culturale e ricreativi, servizi in aletta extra comunali e ricostituire il servizio civile universale insieme al comune. Politiche che incentivino lo sport e i luoghi dello sport e ovviamente i luoghi della salute, come prima suggeriva anche il consigliere Bologna. Associazionismo e volontariato è un settore che sta a noi molto molto a cuore e per il quale ovviamente rispetto al quale daremo tutti noi stessi perché si sviluppi sempre di più, perché come abbiamo sempre detto l'associazionismo e il volontariato possono arrivare da dove guerra per lo Stato non riesce ad arrivare. Ringrazio e l'argomento di cui si discute è un argomento di particolare importanza. Mi aspettavo un'amministrazione giovane, ricca di entusiasmo, così diciamo proprio al lavoro, diciamo, una presentazione più ampia, un lavoro diverso. Sono abbastanza deluso. Invitare un momento così importante. E mi sarei aspettato però, diciamo, un'intenzione così, per il nuovo istituzionale, fa riferimento alla 145 2018 per nuovi alloggi, come se avessimo di fare una struttura residenziale. Non va bene, non può essere una struttura residenziale, è una struttura che, diciamo, che deve essere collegata al museo multimediale e all'ex scuola elementare, dove sarebbe dovuto succedere, dove dovrebbe succedere ancora delle azioni molto contrattate. Quindi non è un bene che questo una marcia anche la nazionale. Cosa diciamo a questo deve essere, cosa dovrebbe fare invece? Portare avanti un lavoro che la scorsa amministrazione non ha fatto, sbagliando, realizzare praticamente, e quindi non si possono fare anche insieme, tutta la mia disponibilità a farlo, a dimostrazione del fatto che lui non vuole essere
Signor Sindaco, noi dobbiamo realizzare finalmente un documento di orientamento strategico del Comune e approvare il Consiglio Comunale possibilmente all'unanimità. In cosa consiste un documento di orientamento strategico? Significa individuare quali sono le linee guida di sviluppo del Paese in tutti i settori, nei rifiuti, nel tempo libero, nella salute, nel trasporto, nell'edilizia privata, nel servizio pubblico, stabilire insieme quelle che sono la missione del Paese. Ecco, quali sono le attività che si possono portare avanti per raggiungere questi obiettivi? È quello che dovremmo fare. Quindi l'invito che vi rivolgo è quello appunto di lavorare a questo documento di orientamento strategico. Se c'è bisogno di collaborazione, noi siamo a disposizione. Vorrei però entrare nel merito di alcuni punti che non possono essere lasciati così a sommariamente denunciati. Ovviamente uno dei consiglieri è Svilito, quindi penso che debba essere esercitato nel modo migliore. Innanzitutto, un riferimento alla politica del personale, alla spesa del personale che ho messo, che ho menzionato nell'intervento, ma che è tracciato anche nelle linee programmatiche da lei annunciate, dobbiamo fare chiarezza sulla spesa del personale. Perché ho visto un orientamento da parte vostra che capisco di carattere prudenziale che diciamo che volta a ridurre la spesa del personale. Lo capisco, non lo condivido, ma lo capisco. E lo descrivo al fatto che c'è stata una tenda responsabile della finanziaria che appunto ha dato praticamente l'incarico a due giovani professionisti di Londra quale supporto all'area finanziaria. Bene, erano staffiste, sono diventati supporto all'area finanziaria. Bene, però ho fatto riflessione più attenta, dobbiamo stare attenti rispetto alla spesa del personale perché potrebbe essere un anno più taglio abbassato notevolmente. Quello che la normativa è cambiata, il segretario lo ci insegnare, per cui c'è, dobbiamo rientrare nei comuni virtuosi e abbassare al 30% il rapporto tra spese personali e entrate medie correnti. Però conviene più lavorare in questa fase sull'aumento delle entrate medie correnti piuttosto che sulla riduzione della spesa personale, perché un domani ci potrebbe ritornare a questo. Quindi riflettiamo più attentamente su questa cosa. Non ho la soluzione, è un invito a riflettere. Anche se non si è andato sul comune, si è sbagliato la tua scheda. Mi fa l'apprezzamento che ci fa che si è sbagliato, mi dispiace. La legge non è la legge, il corso di intervento fatto in maniera il consigliere sta parlando perché ha detto di concludere. Non è all'interno quando deve contributi, ma
ma era interna quanto vuol dire non beneficia, non beneficia del processo. Datemi un sussidio a noi. Datemi un sussidio a noi. Datemi un sussidio a noi. Questo era diciamo, quindi l'invito che pongo è quello di realizzare un documento di orientamento strategico preciso con una identificazione degli obiettivi da fare di comune accordo possibile. Grazie. Secondo io al consigliere Valumo, innanzitutto ringraziando perché ci dà tutti i consigli che sicuramente prenderemo in esame, perché noi abbiamo deciso di non governare da soli ma di dare anche spazio alle minoranze, e quindi in tal senso noi abbiamo sempre questo abbiamo sempre detto e sicuramente continueremo in questa nostra linea. Ripeto, le critiche devono essere sempre interpretate come costruttive, perché io non credo, non voglio credere che le opposizioni possano in qualche modo venire il male di questa amministrazione, per il semplice motivo che in questo momento l'amministrazione rappresenta il paese di Piemonte e tutti dobbiamo volere il bene di Piemonte. Se l'amministrazione va bene, Piemonte va bene. Se Piemonte va bene, l'amministrazione e tutto il consiglio comunale andrà bene. Quindi ringrazio il consigliere Valumo e sicuramente avvieremo dopo questa prima fase conoscitiva delle carte, degli atti, dei debiti, della situazione del personale, sicuramente non desideremo i contatti con l'opposizione, con le altre formazioni che si sono presentate alle elezioni. Per quanto riguarda le linee programmatiche, devo dire che le linee programmatiche oggi è semplicemente una presa d'atto che il Consiglio Comunale deve fare, una linea programmatica che il popolo ha già ampiamente sostenuto, votato e fatto prevalere nella maniera più democratica possibile. Questi documenti che io ho rapidamente letto per lasciare spazio ai commenti di tutti i consiglieri comunali sono ovviamente disponibili su ogni sito, su diversi siti, quindi li trovate in maniera più estesa. Rispondo brevemente ad altri appunti che sono stati fatti. È strano che tutti questi utili consigli di carattere giuridico e economico non siano stati messi in pratica durante 10 anni di amministrazione, in cui comunque lei, consigliere Valumo, in qualche modo aveva la possibilità di fare questi suggerimenti. Quindi, però noi ovviamente li prenderemo per buoni, li valuteremo insieme a lei, insieme agli altri membri dell'opposizione, insieme alla maggioranza, insieme ai dipendenti comunali, su cui noi facciamo grande affidamento in questa fase. E quindi non lasceremo nulla di intentato nell'esclusivo bene di Piemonte, come abbiamo detto in campagna elettorale, come abbiamo promesso e come manterremo e sicuramente manterremo fede a questa promessa. Purtroppo sono un po' stranito da vedere che con tanta scienza non venga applicato, però, perché questa scienza è tutta scritta nel Google e insomma mi meraviglio di vedere che questi contratti, contrariamente a quanto lei sostiene, consigliere Palumbo, sono contratti che sono esclusivamente legati al mandato del sindaco, alla persona del sindaco. Nel momento in cui il sindaco viene ad essere modificato, perché giustamente era arrivato, aveva fatto il doppio mandato e non poteva essere rieletto, gioco forza qualsiasi sindaco, qualsiasi candidato al sindaco fosse stato eletto, questi contratti sarebbero dovuti necessariamente decadere. Decadere significa che queste persone avevano un contratto, staff del sindaco 110, che non potevano essere prorogati in alcun modo. C'erano dei modi? C'era l'unico modo di riassegnare nuovamente un indire, quindi una nuova manifestazione di interesse e proseguire, però nel frattempo, per almeno 2 mesi, comunque la situazione sarebbe stata questa. Contemporaneamente avevamo una situazione, abbiamo una situazione, ereditiamo una situazione, tutti noi lo
maggioranza e opposizione, ereditiamo una situazione economica difficile, fatta comunque di numerosi debiti, di mutui che sono stati contratti, di debiti nei confronti dell'ambito, di debiti fuori bilancio che provengono da cause a cui non si è posto in maniera giusta un freno nel momento in cui poteva essere posto questo freno, e quindi i costi sono giustamente esorbitanti ora, sono aumentati a dismisura e voglio dire, abbiamo una situazione economica molto difficile, dobbiamo fare i conti con l'assenza di personale perché per motivi oggettivi o soggettivi non è stato possibile stabilizzare queste persone nel corso degli anni della precedente amministrazione, e quindi ora queste persone non potevano, non è di questo che non abbiamo cacciato nessuno, queste persone non potevano in questo momento continuare a lavorare presso l'ente. Per quanto riguarda l'Abruzzo è una soluzione che abbiamo prospettato, non è una certezza ma abbiamo candidato questo bene, è un'opzione che secondo noi è valida perché, come giustamente dice il consigliere Qualumbo, l'attività non è solo residenziale ma è anche molta, ci sono anche altre attività che lei potrà ben leggere all'interno della scheda progettuale, e si tratta di attività volte al recupero di fasce e alla protezione di fasce deboli della salute. Quindi detto questo, ci sono altri interventi riguardo relativi a questo punto all'ordine del giorno? Diamo ancora la precedenza se qualcuno vuole altro intervenire. Poco tempo che abbiamo avuto di presentare il progetto. Ma non voleva essere una... Mi fa piacere. Oh, sì, giovane. Mi fa piacere, suo padre voleva... Secondo me, quindi, quel bando non nasce per il mondo italiano. Se si vuole parlare di inizio... Consigliere, intanto posso parlare di suo, per piacere. Silenzio, sono ancora io il Presidente. Consigliere Qualumbo, sono ancora io il Presidente, anche se il nuovo tempo. Anche se per poco altro tempo, però voglio dire, esauriamo qui questa conversazione, poi ci sarà modo di approfondire. Ci sarà modo di approfondire. Ne ha diritto? Segretario, ne ha diritto? Breve, mi raccomando. Sì, no, assolutamente. La questione è questa, sulla questione ancora, sulle spese personali, non è riuscito, diciamo, non abbiamo mai detto che sono state cacciate le persone, riteniamo la soluzione adottata non la migliore in assoluto, perché sia così assolutamente non. Io dovrei sapere che ci sono, il segretario avrà detto questo sicuramente, ci sono 110 persone, 110 con uno, come due stati sono trattati, sono tipologie di contratto. Sì, era possibile, era possibile, era possibile, era possibile. Il tuo era un primo. La proroga tecnica era fattibile con la generazione contestuale anche degli errori. Forse non era l'amministrazione. Ma questo è un parere, non è questo il genere. Ma quando si parla di azione finanziaria, credo che va detto, la azione finanziaria va illustrata nel complesso, cioè
vada a evidenziare sia la soluzione eventualmente del motore che ci potrebbe essere, capiamo qual è, ma anche la soluzione dei crediti se l'ente vada e capire come si può affrontare il recupero dei crediti. Questo è in merito al mio apporto, voglio dire, che lei diciamo, a quale ha fatto riferimento, sicuramente ho dato un contributo in questi anni, questo è il notorio, non ho investito il ruolo attivo nell'ambito del Consiglio Comunale, eppure questo è noto a tutti. Sicuramente se negli ultimi anni avessimo amministrato bene, oggi saremmo noi giunti la maggioranza e l'opposizione. Grazie. Va bene, allora presa d'atto e avvenuta. Immediata eseguibilità a favore. Punto proroga della convenzione dell'esercizio congiunto di tutti i siti di chi ha i comuni di Monte Corvara la collaborazione dello schema di convenzione. Prego, Lisanna. Ma che abbiamo c'è un'altra di merito, anche senza il microfono, di merito.
diciamo, più importante per avere la presenza del Consiglio Comunale, di sentire anche l'opposizione. Questa è la cosa che possiamo sentire. Fermo restando, vi dico la massima sincerità, che so che sarà eletto, e ne sono anche contento, perché è una persona che sarà eletta, una persona che sono arrivato in segno di affetto, quindi mi congratulo sin d'ora con lui. È una questione di merito, è una questione di merito. L'elezione del Presidente dell'Anno Consiglio doveva essere intercettata, perché ha una funzione di garanzia, così fa in tutti i contesti, nei comuni più grandi, così fa nella città più grande, così fa una questione. Questo significa che doveva essere eletto nell'ambito assolutamente, ma doveva essere con il consenso anche che ci sarebbe sicuramente stato. Questo non per dire, non per contestare, per dirle che quando c'è un coinvolgimento dell'opposizione, questo coinvolgimento deve essere, diciamo, questa è una delle opportunità iniziali che è stata avuta. Ci sono tante altre rispetto alle quali siamo chiamati con piacere, solo questo. Ringrazio il consigliere Marzumo per di sfera di distanza. Procediamo allo studio. Colleghi consiglieri,
Il mio sarà un ruolo improntato alla necessità e alla volontà di garantire i diritti di tutti i membri del Consiglio Comunale, tanto di maggioranza quanto di opposizione. Per questo vi garantisco che sono fortemente convinto della bontà dei valori che ispirano il mio impegno politico. Ho tuttavia ben chiaro che il mio primo dovere dell'alta carica istituzionale, come avete chiamato, è quello dell'imparzialità, che sarà la mia linea direttrice onde assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, consentendo a tutti l'attuazione delle prerogative attribuite a ciascun consigliere dallo statuto, dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nessuno dovrà sentirsi privato della possibilità di espletare al meglio il proprio incarico, un ruolo importantissimo se si attuano bene gli strumenti di indirizzo e controllo che le norme conferiscono al Consiglio Comunale. Noi tutti abbiamo affrontato l'ultima campagna elettorale con entusiasmo, ci siamo confrontati con i nostri concittadini ed abbiamo raccolto dalla loro prima voce le loro richieste. Il lavoro, sviluppo turistico, servizi, pulizia cittadina, e l'elenco poteva ancora continuare, ma tutti erano concordi nel dire che il Paese deve dare di sé un'immagine di efficienza e di risposte concrete. E allora noi tutti, al di là dell'appartenenza politica, con l'entusiasmo e la voglia di fare all'interno di quest'Aula, iniziamo senza tanticismi politici a dare risposte concrete e soluzioni a tanti problemi che attraversano questo Paese. Mi auguro che ciascun consigliere, nello svolgimento del suo incarico, faccia di questo consiglio la casa della buona politica. Sono pronto all'ascolto, sono pronto al dialogo, sono pronto per un confronto continuo e responsabile, convinto che ci sarà un impegno collettivo e rispetto dei valori costituzionali, che sono il motivo per cui oggi siamo uniti a un legame che ci accomuna. Equità e imparzialità saranno la bussola per questo mio percorso. Sono certo che in un momento così difficile del nostro Paese, la nazione, riusciremo insieme ad affrontare l'impegno straordinario di rappresentare nel migliore dei modi i nostri concittadini che ci hanno dato l'onore, ma soprattutto l'onere di rappresentarli in quest'Aula. Mi auguro pertanto di svolgere al meglio il mio ruolo assunto affinché tutti voi sentiate la vita della mia persona. Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno seguito in presenza e a distanza.